Ok, perfetto. Ok, se ho ben capito, il mio compito stamattina è quello di fare un'introduzione, fare una descrizione generale di che cosa si intende per terapia cognitivo-comportamentale ad oggi e in particolar modo valutare in che maniera può essere applicata a un intervento terapeutico per l'insonnia, in particolare un intervento digitale, giusto no? Esatto, perfetto, esattamente questo. Ok. Cercherò di essere molto generale e il più diretto possibile e anche il più sintetico, perché poi magari vi potrà interessare fare delle domande o in qualche maniera intervenire, insomma interagire, che è un po' l'obiettivo per cui siamo qua in questa maniera, ecco. La storia della terapia cognitivo-comportamentale è molto lunga e riguarda tutto il Novecento praticamente. No, non ve la sto neanche minimamente a riassumere, anche perché ci interessa relativamente poco. L'assioma di base che a voi interessa è che è possibile, secondo l'ipotesi cognitivo-comportamentale, modificare il modo in cui noi ci sentiamo, in cui noi ci comportiamo, tramite dei feedback provenienti dall'esterno e tramite la possibilità che venga insegnata da parte di un terapeuta di strategie. Chiamiamole che aumentino la nostra capacità di coping, cioè la nostra capacità di fare fronte a dei problemi. Inizialmente la terapia cognitivo-comportamentale era di tipo più direttivo, quindi basata sui vecchi concetti di condizionamento, quindi tutti gli esperimenti da Pavlov, Skinner, insomma. Quindi l'idea che il paziente fosse in qualche maniera oggetto di terapia. In seguito, e direi grazie anche e soprattutto a un importante figura del cognitivo comportamentale che è Aaron Beck, si è capito che la psicoterapia cognitivo comportamentale poteva funzionare alla grande se venivano insegnate strategie al paziente, sotto esercizi che permettessero al paziente di interiorizzare delle modalità in cui lui attivamente in prima persona potesse cambiare il modo in cui si sentiva, ovvero modificare dei pensieri disfunzionali a cui facevano seguito dei comportamenti disfunzionali. L'obiettivo di un qualunque software che abbia scopo medicale è perlomeno di molta parte del software medicale è quello di fare che vengano corretti e modificati comportamenti disfunzionali facendo utilizzo di tantissime strategie della terapia, della teoria cognitivo-comportamentale. Voi sapete che la teoria cognitivo-comportamentale ha degli utilizzi buoni e può avere anche degli di condizionamento variabile, come si dice, cioè ci sono dei ricercatori che hanno scoperto, vi faccio un esempio per farvi capire rapidamente di cosa stiamo parlando. Se io metto un topolino, no? In una stanza, in una scatola, e metto una levetta, e se questo topolino schiaccia questa levetta e gli esce un granello di cibo, ok? Dopo un po' il topolino, fra virgolette, si annoia, cioè nel senso non avrà una modalità compulsiva, schiaccerà la levetta quando ha fame, ok? Se invece noi facciamo una cosa particolare, cioè noi randomizziamo il processo e facciamo in modo che questo topolino schiacci questa levetta e non sempre esca cibo, ok? Quindi con delle modalità che non siano prevedibili dall'oggetto dell'esperimento, cioè da questo animale, vediamo che il topolino sviluppa un approccio compulsivo a questo comportamento, cioè inizierà a schiacciare la levetta tante volte per capire, per intravedere uno schema e in qualche maniera per portarsi anche avanti da un punto di vista di resilienza, di accumulare del cibo per quando ne avrà bisogno e magari in quel momento la levetta non funziona. No? Insomma, si svilupperanno delle forme di pensiero, chiamiamole disfunzionali. Questo, come voi potete capire, è alla base sia delle slot machine che anche del refresh che noi facciamo, no? Con la nostra timeline di Facebook o di Instagram. Ogni tanto ci sono delle cose piacevoli, ogni tanto piacevoli, ogni tanto i followers aumentano, ogni tanto no, ogni tanto ne perdiamo, eccetera. Okay? Questo è un esempio
in cui si capisce chiaramente che il nostro comportamento può essere influenzato da uno strumento, da uno strumento elettronico, addirittura meccanico, no? Come può essere elettromeccanico, in senso negativo. Per estensione possiamo immaginare che tramite notifiche, feedback da parte di strumenti digitali, in particolar modo il nostro telefono, il nostro smartphone, che è l'oggetto più intimo che ormai tutti noi possediamo, lo sapete, se voi uscite da casa senza portafoglio magari non tornate a casa, ma se avete lasciato a casa lo smartphone tornate a casa, ok? Se fossimo in una sala, fossimo non qua ma in una sala e vi chiedessi di passare il vostro smartphone, fossimo in cerchio la persona alla vostra sinistra di sbloccarlo e guardarlo, probabilmente qualcuno di voi non avrebbe piacere, no? Perché sullo smartphone abbiamo di tutto, no? La nostra intimità. Lo smartphone quindi è un ottimo modo per acquisire anche informazioni su di noi, non solo per modificare i nostri comportamenti. Essendo una periferica così intima, si presta molto bene a un processo che è, diciamo, la premessa di qualunque terapia cognitivo-comportamentale. Avere una raccolta il più possibile accurata e finalizzata al task che vogliamo ottenere di alcuni dati, di alcune variabili. No? Se parlassimo di insonnia, dovremmo capire bene in che maniera noi dormiamo male, ok? Quindi il telefono sarebbe perfetto per raccogliere dati, sia dati volontari, quindi dati che vengono richiesti da un ipotetico, dati involontari, quindi dati che possono derivare dal fruscio che il nostro cuscino fa di notte quando abbiamo il telefono di fianco al letto. Tutti voi, presumo, insomma, lo fa tutto. Alcuni dormono col telefono nel letto, quindi ci sono molte applicazioni, molta sensoristica che viene utilizzata per raccogliere dati di tipo medico, di tipo psicometrico anche, sono già residenti nel telefono, non è necessario avere nuove device o per me sempre. È chiaro che quando avremo probabilmente delle device così raffinate a prezzo, diciamo a basso prezzo, per ottenere qualche rilevazione elettroencefalografica, magari con pochi poli, ci sono già in realtà device di questo genere, però costano ancora tanto, ma quando queste cose saranno più a portata delle persone, del mercato consumer, questo permetterà di avere rilevazioni ancora più accurate. Quindi il processo cognitivo-comportamentale, iniziate a intravedere cos'è, raccogliere i dati per cui una persona disfunzionalmente approcciata a un certo comportamento, in particolar modo potrebbe essere quello del sonno, e valutare tramite un algoritmo la possibilità di fornire dei feedback o degli interventi psicoeducativi e delle strategie per fare fronte a questi comportamenti disfunzionali, modificando il modo in cui la persona pensa. Sappiamo che questo è possibile, farlo in senso negativo, lo sappiamo da come si stanno sviluppando i nostri comportamenti con i social network e in generale con il digitale. Noi possiamo immaginare benissimo di estendere questi concetti in senso buono, quindi in senso positivo, in senso costruttivo. Vediamo che alcune aziende lo hanno già fatto, Giuseppe vi richiamava Peer Therapeutics, ma in realtà abbiamo diverse decine di, diciamo, che credono nella possibilità che tramite uno smartphone, perché poi di quello si tratta, si possa cambiare un comportamento disfunzionale, ok? In estremissima e in super asciutta sintesi è la base, è il collegamento che ci può essere fra terapia cognitivo-comportamentale digitale e terapie digitali o su programmi di supporto al paziente, che magari poi le differenze forse le sapete già, forse ve le spiega Giuseppe. In questo senso a me farebbe molto più piacere interagire tramite domande che annoiarvi con lunghe descrizioni, insomma, migliore. Se a voi va bene, datemi pure del tu. Ok, cosa ne dite, a voi. Sì, a me sembra abbastanza chiaro, quindi se ho capito bene, nella prima fase c'è una fase di raccolta dati tramite lo smartphone, giusto? Sì. E quindi questi dati vengono raccolti mentre la persona dorme, oppure vengono raccolti anche tramite dei questionari che vengono fatti al paziente su come si sente, su
le ore in cui ha dormito? Ok, parliamo dell'insonnia, così entriamo proprio nell'aspetto importante, quello che interessa a voi, ma in realtà poi questo è possibile estenderlo a vari altri meccanismi disfunzionali. Ecco. Nell'insonnia chiaramente è fondamentale per prima cosa rendere la persona consapevole di come dorme, ok? Perché questo è un processo molto importante della terapia cognitivo-comportamentale. Quindi fare in modo che la persona pensi in maniera molto consapevole all'insonnia come a una cattiva abitudine che può essere corretta attraverso un programma cognitivo-comportamentale, anche se lui non saprà niente di entrare a far parte di un programma cognitivo-comportamentale. Quindi sicuramente vanno indagati i problemi che una persona prova nel dormire, banalmente ha difficoltà ad addormentarsi, ha dei risvegli durante la notte, si sveglia precocemente, che cosa accade durante il giorno, quali sono le conseguenze dell'insonnia, perché una persona tende spesso a non sapere, o per meglio dire a vivere un generico disagio con essa non dormire. Razionalizzare questo aspetto è parte della raccolta dati, ma raccolta dati e terapia coincidono, ok, in molti punti. E questo in realtà è un'eredità di altre forme di psicoterapia, in particolar modo delle terapie psicodinamiche, psicoanalitiche, ok? Quindi quelle che sono state le prime terapie psicologiche di inizio secolo, insomma da Freud in avanti. Quindi vedere che raccogliere informazioni, il colloquio stesso con l'interlocutore digitale, umano che sia, è già parte della terapia. Quindi io durante il giorno, se dormo male, cosa accade? Potrò essere più nervoso, avrò più difficoltà a focalizzare, potrò addirittura sviluppare anomalie del mio umore, quindi avere un umore deflesso, tendere a dormire durante il giorno, avere difficoltà a godermi le cose belle della vita, ok? Insomma, questo sono tutti spunti che possono entrare a far parte di una raccolta dati che sono informativi e terapeutici allo stesso tempo, ok? Per poi ritagliare, per poi dare magari altri feedback e spiegare meglio perché una persona che dorme male può avere un umore, diciamo, deflesso, o perché può interagire male con gli altri, o per avere meno focus durante la notte, ok? Quindi questa è una raccolta dati attiva in cui il software ipotetico potrebbe muoversi bene e ramificare le varie domande basandosi su un processo a ritroso e su quello che è già stato fatto dal paziente, ok? Poi ci può essere una raccolta dati, chiamiamola automatica, passiva. Vi posso dare mille spunti in questo senso. Far capire alla persona che meglio dorme e più, ad esempio, ha una motricità, chiamiamola congrua, no? Lo smartphone al suo interno ha degli accelerometri che sono assolutamente sensibilissimi, non sensibili, fantascientificamente sensibili rispetto a qualche anno fa. Quindi abbiamo la possibilità di fare analisi fine della psicomotricità di una persona, ok? Indubbiamente possiamo valutarne l'inconcludenza, il muoversi in maniera finalistica, addirittura come va a vedere le cose su internet, cosa fa, come interagisce più o meno, quindi lo smartphone può diventare un'analisi, può fare analisi di questo genere. Come vi dicevo prima, uno smartphone lasciato di fianco a noi sul letto o sul comodino può raccogliere tutti quelli che sono i rumori del sonno, quindi dalla respirazione, dalle modalità in cui una persona russa o non russa, la possibilità che ci siano pause durante la respirazione notturna, valutare se ci sono veri e propri anche magari disturbi, chiamiamoli fisici, che poi hanno conseguenze sul sonno, come le apnee, che è un problema molto importante e discusso, valutare quante volte si risveglia. Banalmente, quando uno si risveglia guarda l'ora, oppure fa più rumore, oppure si alza, oppure si attacca a Facebook e va a vedere qualcosa, ok? Quindi se questo avviene alle 3 di notte, indubbiamente è un dato. Diciamo che lo smartphone può funzionare sia da raccoglitore di dati volontari, quindi suggeriti da un'applicazione, e se l'applicazione ha accesso alla sensoristica dello smartphone, poi può a sua volta fare un'acquisizione passiva di informazioni che possono contribuire poi a costruire un programma di
terapie cognitivo-comportamentali finalizzato e ritagliato, no, sulla persona che possiede quel dato smartphone. Tenete conto che ormai è chiaro che lo smartphone è una via di accesso privilegiato alla nostra psiche, ok? Forse una delle più importanti. Lo smartphone possiamo avere miliardi di dati, lo sapete tutti, che cosa ci piace, cosa non ci piace, che cosa facciamo durante il giorno, dove andiamo, in che maniera ci andiamo, cosa, insomma. Quindi il punto è veramente quello, una raccolta di dati continua, volontaria o non volontaria, che ci permette poi di avere la premessa per impostare una terapia cognitivo-comportamentale. Scusa Valerio, faccio io una domanda, ma rispetto a quello che hai detto prima, c'è una scala per, come dire, misurare la qualità della vita, no? Perché tutti noi adesso in un certo senso tendiamo ad avere, come dire, dei parametri quindi se uno ha certi disturbi del sonno, chiaramente quello che tu hai citato prima, sia dal punto di vista dell'umore che dal punto di vista appunto magari della non corretta performance delle proprie attività giornaliere, di suo implica una bassa qualità di vita, tra virgolette. Però ecco, c'è una scala oggettiva, una scala che possa dare appunto un riferimento da questo punto di vista? Ce n'è più di una. Il punto importante è questo, ce n'è più di una, la quality of life, la QL, c'è proprio una scala che ha questo nome, ce n'è più di una che hanno più o meno questo nome, se volete vi posso girare un PDF con tantissime scale di questo genere. Sono tutte scale però che non sono state, questo è interessante, è uno spunto anche di ricerca e di approfondimento, che non sono percepite per un utilizzo connesso al digitale, cioè possono funzionare se noi estendiamo l'ipotesi che un terapeuta che ce le somministri sia un chatbot, un'applicazione, eccetera. D'altra parte mi viene da dire che sarebbe riduttivo, no, utilizzare scale concepite per un mondo analogico, in una situazione che probabilmente ha molte più spunti, a molte più prospettive di quella di un rapporto normale. In primis la possibilità che ci sia una raccolta continua di dati e non puntiforme. Questo è un punto molto importante, cioè se io ho un concetto di interazione con un'entità terapeutica, perché adesso dobbiamo iniziare a chiamare così la questione, ok? Uomo, ma insomma, chiamiamolo un'entità terapeutica, ok? Un'entità terapeutica, un essere umano, insomma, se un mio paziente mi chiede di stare con lui 24 ore su 24, beh, non ce la faccio, ok? Dovrei divorziare, insomma, dovrei fare un sacco di cose. Se invece un terapeuta è uno smartphone, o per meglio dire è un'istanza software all'interno di uno smartphone, è possibile fare in modo che la valutazione della qualità di vita sia chiamata durante tutta la giornata. Questa banale osservazione rende incredibilmente più interessante una valutazione, ad esempio, della quality of life, perché è una cosa che non è basata su ricordi o su una raccolta puntiforme, ma può essere distribuita in maniera continua durante tutto il giorno, ok? Durante tutta la settimana, durante tutto il mese, quanto vogliamo. Questa è una differenza importante, una delle tante, ma a mio parere una delle più importanti, che può far coincidere la raccolta dati, perché raccogliere dati, come avviene anche con un terapeuta umano, è comunque parte della terapia. Una persona si sente comunque preso in cura, pito, ok, è rincuorato da questo punto di vista rispetto al suo problema. Quindi ripeto, scale ce ne sono, sì, tutte, per quello che ne so io perlomeno, concepite nel mondo analogico. Sarebbe interessante valutare in che maniera costruire questo approccio di valutazione della qualità di vita, qualunque sia il problema, non so, in un mondo in cui abbiamo un'istanza, un'entità terapeutica che può stare con noi 24/7. Okay. Io avrei una domanda per quanto riguarda proprio quelle che sono le interviste attive o passive al paziente, cioè se un software o un dottore valuta quello che gli dice il paziente come veritiero al 100%, oppure se si utilizzano dei filtri per valutare effettivamente ciò che il paziente dice della sua qualità del sonno, ad esempio. Anche in questo senso qua è interessante appaiare quello che vi ho detto prima a questa tua domanda. Se noi facciamo una valutazione puntiforme
della persona, abbiamo la possibilità che ci siano dei bias, ok? Bias volontari, magari bias involontari, ok? Se noi facciamo una distribuzione e la possibilità che una persona venga valutata in un contesto il più possibile meno disturbante, ok? Voi sapete il principio di Bohr, di Heisenberg, Bohr, quello che se io valuto, no? Una particella ne perturbo la sua, il suo stato, ok? Allo stesso modo avviene quando faccio un'intervista, se io vi strutturo un'intervista, ok? Ad esempio, Andrea, se io parlo con te, ok? E ti parlo per un'ora, avrò una curva di attenzione, una curva di veridicità di quello che tu mi dici abbastanza distribuita su una campana, no? Su una distribuzione gaussiana. Se io invece faccio qualche cosa in modo tale che durante qualcosa di più esteso io raccolgo dati passivi ed attivi, ok, ho la possibilità di creare un flusso di dati da cui poi estrapolare, ok, clusterizzando opportunamente quello che ottengo, la miglior verità possibile rispetto al tuo stato, al modo in cui tu dormi, ok? E questo è uno dei vantaggi che dicevo prima. Qualunque scala di valutazione, depressione, ansia, psicosi, qualità della vita, hanno questa caratteristica di essere puntiforme e quindi di subire questi vari effetti di bias, no? Bias cognitivi volontari e involontari. Primo fra tutti la vostra attenzione. Se io vi sto a fare, non so, sapete che c'è un test che si chiama Minnesota Multiphasic Personality Inventory, ok? Che è un test allucinante che valuta la personalità di una persona. Forse. Ok. A posto, non c'è più. E quindi, se io faccio 100, 140 domande a una persona, ho l'illusione di capire di più. In realtà non funziona così, perché se io invado una persona in questa maniera, a un certo punto la persona inizia a rispondermi in maniera non attendibile, ok? Posso addirittura suscitare delle risposte che si chiamano controtransferali, addirittura aggressive nei confronti di chi raccoglie dati, ok? E questa è una cosa che, cioè, se tu mi rompi i coglioni, io ti rispondo male, ok? Questo è un principio psicoanalitico, ok? Cioè sviluppo, rimetto in atto quello che mi è già successo, chi mi rompe le scatole, io sviluppo un atteggiamento aggressivo, ad esempio dicendo il falso, no? Questi sono processi in parte consci, in parte inconsci. Se invece faccio una raccolta dati discreta, spalmata, come si dice durante tutto il giorno, misteriosa, frammista, no? Come fanno, ripeto, come fanno i social network, ok? La profilazione non avviene con Google che ci dice, ehi, fermati adesso un'ora che io ti faccio 5.000 domande, ok? Non avviene così, avviene che io durante il giorno ottengo piccole informazioni, no, su di voi. Ok? E poi la clusterizzazione opportuna che genera uno scenario interessante, ok? Per questo l'analisi dei dati è una scienza così interessante al giorno d'oggi, perché io ho la possibilità di avere analizzare dati in maniera non strutturata, ok? Che non siano omogenei, per poi estrarre invece qualche cosa di estremamente focalizzato su un obiettivo che a me interessa, ok? E questa è la differenza fra la raccolta dati analogica e quella digitale, cioè la possibilità di farli in maniera incredibilmente più efficiente e in maniera anche più pervasiva, con i pro e i contro, ovviamente, l'intenzionalità che renderà la cosa eticamente positiva o eticamente discutibile. Ok, questo lungo periodo si riesce in qualche modo già a quantificare in base a insonnia nel nostro caso o ad altre malattie o ad altre cure, altre terapie, oppure è un lungo periodo ancora molto ipotetico, cioè poco ragazzi, quantificabile? In questo momento qua, questa è una domanda molto interessante che mi fa piacere che fai. In questo momento qua siamo tutti in una fase interessantissima di sperimentazione, non vi so rispondere. Vi so dire una cosa, ad esempio, che c'è un software connesso a Watson, sapete IBM fa un software di intelligenza artificiale Watson che ha istanze dirette verso varie task, no? Inclusi quelli medicali. Banalmente vi dico che riesce a fare diagnosi di psicosi ascoltando una persona per 300 parole. Cioè, voi parlate con questo software, dopo 300 fai diagnosi di psicosi. A me ha molto impressionato questo genere di dato. Chiaramente dipende tanto da che software stiamo facendo, qual è l'esperienza che sta dietro a questo software, insomma, la qualità del software, chiaramente. Quindi dipende tutto da quello, ecco.
potrebbe essere che si faccia in poche... Credo che l'insonnia non sia un disturbo così difficile da analizzare rispetto ad altri sistemi molto più complessi che ci sono in psichiatria e in neurologia. D'altra parte, un'analisi precisa, appunto, che include ad esempio le conseguenze sulla qualità di vita, del sonno, eccetera, eccetera, sicuramente è più estesa e quindi più complessa. Ecco, non vi so rispondere su questo. Valerio, scusa, mi confermi che il sonno o i disturbi del sonno non sono considerati patologia, bensì un disturbo del comportamento? L'insonnia, è tendenzialmente un sintomo, perlomeno in psichiatria e neurologia. Abbiamo rarissimi, è descritta un'insonnia, ma è comunque qualche cosa o insonnia di natura da determinare, come diciamo noi in ambito medico. Insonnia da patologia non solo psichiatrica, se io ho un'iperincrezione di ormone tiroideo o ho un tumore della corteccia della surrenale, quindi ho un eccesso di adrenalina, è comunque però un sintomo, ok? Conseguenza di un disturbo primario. L'insonnia primaria è descritta, cioè c'è questa clausolina nel nostro manuale diagnostico. D'altra parte, solitamente deriva dall'incompetenza dell'operatore, cioè perché non credo che esista insonnia come malattia primaria, è vera, ecco. Sì, a livello nosologico comunque l'insonnia cronica è una malattia e quindi prevede una terapia. L'insonnia occasionale e l'insonnia cronica è quella dove il paziente dorme 3 notti alla settimana in modo inadeguato per 3 mesi consecutivi, per cui una terapia digitale o una terapia la terapia farmacologica per l'insonnia cronica non c'è, perché il farmaco è gravato da eventi indesiderati, da dipendenza, quindi il farmaco è limitato al trattamento a breve termine. Il trattamento, l'insonnia occasionale, quella non cronica, è un sintomo appunto di e può essere trattato in modo sintomatologico con farmaco oppure con supporti digitali per il miglioramento della qualità del sonno, ma la persona non è un paziente. Una persona con insonnia cronica però viene definita paziente. Sì, anche se Giuseppe, noi abbiamo su questo senso qua abbastanza, insomma, come psichiatria le idee abbastanza chiare, in quanto tendenzialmente l'insonnia viene quasi sempre, appunto, a parte la DNDD, considerata un effetto secondario. Banalmente, se io sono insonne per elementi di cronicamente insonne per elementi di stress, questo sarà una insonnia derivante da un disturbo dell'adattamento. Se io sono insonne perché sono depresso, deriverà dalla depressione, dalla bipolarità, eccetera, eccetera. Diciamo che questa è lana caprina, per carità, l'insonnia cronica è indubbiamente un problema medico, ma tendenzialmente l'insonnia che si può immaginare di risolvere con una terapia digitale è quella stress correlata. E su questo credo che siamo tutti d'accordo. Sì, sì. Che non vieta, peraltro, che l'insonnia cronica non curata generi poi dei disturbi di altro genere, perché abbiamo più di una conferma che una teoria dello stress continuativo. L'insonnia è causa e conseguenza di stress, no? È una spirale che può aumentarlo, quindi gli assi ormonali connessi allo stress continuativo è dimostrato che possono generare veri e propri disturbi dell'umore. Quindi se io inizio a non dormire bene per un disturbo dell'adattamento, quindi perché sono stressato, ok? O qualche genere di preoccupazione, sviluppo un'insonnia cronica e questa non la tratto, non è improbabile, non ci sono percentuali accurate, ma non è improbabile che io possa sviluppare un vero disturbo dell'umore per uno stress non trattato, che inizia magari con un disturbo dell'adattamento per poi diventare una vera e propria depressione. Ecco, corretto. Il punto è che indipendentemente dalla causa, l'insonnia cronica è un'indicazione terapeutica, appunto per certo. I motivi che appena detto. Io direi di passare brevemente, vi faccio vedere il modello di business di Peer Therapeutics, perché è interessante da vedere, e poi passiamo al mercato con Massimo. Beh, ecco, rispetto anche a quello che diceva adesso Valerio e anche tu Giuseppe, mi sembra anche di poter dire che il tipo di insonnia occasionale o stress correlata
è comunque trasversale a tutte le fasce di età, perché immagino sì. che anche i nostri amici studenti che vediamo qui insieme a noi, quando magari sono vicini a un esame importante, possono avere anche loro questo tipo di sofferenza. Quindi voglio dire, non è un impatto che poi vedremo anche sul mercato, che colpisce veramente una grossa fetta di popolazione trasversalmente, certo, indipendentemente dall'età. Qui vedete Tomlist, che è una terapia da prescrizione medica esclusivamente, quindi è stata approvata dall'FDA americana per la sola prescrizione del medico, che deve fornire una terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia a pazienti da 22 anni in su. 22 anni in su perché l'hanno sperimentata nelle persone malate con più di 22 anni, con insonnia cronica. Somrist tratta i pazienti di condizioni croniche e sintomi di linea. La terapia ha due software, uno è quello utilizzato dal paziente, quindi un'applicazione su tablet, su PC o su telefono, che è la Patient Facing Application, l'applicazione che guarda il paziente, e l'altra invece è il bruscotto del medico, che il medico utilizza per controllare l'andamento terapeutico. La terapia dura 9 settimane. Giuseppe, ti abbiamo perso. Sì, non si sente. E provo a togliere qui il video. Ok, sei tornato. Stavo pensando di iniziare a cantare per i ragazzi. Se no togliamo noi il video così appesantiamo sì. meno. Sono comunque queste non sentiamo Giuseppe in effetti Comunque tutti voi potete lasciare il video, perché può toglierlo Giuseppe, per esempio io gli ho tolto, perché potete impostare di togliere quelli in arrivo, quindi potete lasciarlo perché è una connessione buona, potete lasciare il video. Non mi sentite ancora? Adesso ti sentiamo, Giuseppe. Sì, allora, perfetto. Dunque, riprendo la diapositiva. Questa l'avete vista, spero. Ecco, questo è, allora, Somrist. 6 lezioni in 9 settimane. Quindi dura 2 mesi e 1 settimana. Nelle lezioni sono queste. Preparati, la finestra del sonno. Non ci siamo, non ti sentiamo Giuseppe. Giuseppe, se tu puoi inviare la presentazione. Giuseppe, scusa, se tu puoi inviare la presentazione agli studenti, magari la proiettano loro e tu ci parli sopra, perché credo che con la rete sia difficile che tu riesci a mandare sia la presentazione che la tua voce e il video. Sì, puoi inviarlo a me se vuole e condivido io lo schermo. Mi sentite adesso? Ora sì. Sì. Allora proviamo a rivedere, altrimenti se dovesse ancora cadere. Puoi mandare la presentazione a Serena, Giuseppe, che magari dopo la giro. Allora, questo è Somrist, 6 lezioni in 9 settimane. Qui ci sono le 6 lezioni, sono anche le scritte nella progressione. Ogni settimana il paziente, ogni settimana e mezza, fa queste lezioni. Questo è il prezzo. Questo qui sono i risultati che sono pubblicati su una rivista internazionale, questo è il modello di business. Quindi tutto, dunque loro lo
collegano direttamente alla telemedicina. Quindi è una modalità remota di rapporto medico-paziente con tre passaggi: consultazione, consenso, download. La consultazione avviene interamente online con un medico con licenza di praticare, quindi con un medico registrato all'ordine di medici, che fa una breve intervista. Prima di questa intervista il paziente riempie un questionario e lo manda al medico. Il medico in questo modo prima idea e dopo si collega e attraverso invio online remota fa una visita al paziente. La consultazione può essere quindi face to face da uno schermo oppure condotta in back and forth, che vuol dire avanti e indietro di messaggi. In genere prende 10 minuti, non garantisce che tu riceva la prescrizione, cioè non vuol dire quindi che la visita online sia elegibile alla prescrizione medica. Allora questo modello è del tutto inapplicabile in Italia, dove la sanità essenzialmente pubblica, per cui c'è un medico che non è un dipendente della società di terapie digitali, però ne è convenzionato, perché quindi ha un rapporto di consulenza con questa società e quindi di fatto è un qualcosa di chiuso che viene tutto all'interno di Piazza Therapeutics. Il secondo passaggio è il paziente o la paziente riceve la prescrizione. Se tu ricevi la prescrizione avrai come notifica da Pia Therapeutics e dal partner della farmacia TruePeer, che è una farmacia virtuale. Quindi ricevi il codice per scaricarlo e tutto questo passaggio viene gestito via testa, sarà su WhatsApp o simile. Dopo paghi 899 euro. Terzo passaggio, scarichi Somarist. Dopo che tu hai dato il tuo consenso e hai pagato, ricevi un codice di accesso attraverso, quindi via WhatsApp equivalente. E a questo punto puoi cominciare la terapia che dura 9 settimane e che si articola attraverso 6 lezioni e tutta l'interazione che c'è in questo modo. Qui loro sottolineano si tratta in medicina digitale rilasciata, consegnata direttamente sul tuo telefono. Quindi sottolineano questo aspetto dell'uso remoto, che non c'è mai interazione fisica. Questo è interessante perché sono le diverse modalità e fate conto che nel mercato quindi ci sono le terapie cognitivo-comportamentali erogate da uno psicoterapeuta, i farmaci da banco, anzi no, le terapie digitali da banco, over the counter apps, le applicazioni da banco, quelle per l'insonnia occasionale, i farmaci da banco, qui dentro ci sono anche gli integratori, le tecnologie strane, quello che vi dicevo, la ASMR, questa basata sui suoni, le sound machines, e poi i farmaci da prescrizione medica. Queste sono le diverse caratteristiche. Risultati di provata efficacia sono per 1, 2 e 3. Autorizzazione regolatoria, cioè per la terapia digitale e per la terapia farmacologica. Assenza di effetti indesiderati, cioè per la terapia digitale, la terapia comportamentale, le app OTC e per queste tecnologie strane. La disponibilità telefonica ad ogni momento, quindi l'accessibilità, cioè per le due terapie digitali, sia quella da prescrizione che da banco, e la durata nel tempo del miglioramento, che c'è solo per la terapia digitale e la terapia comportamentale. Questo vuol dire questo che vedete. Questo è l'indice di gravità dell'insonnia prima della terapia basale, quindi. Questo è la valutazione post-terapia, cioè vuol dire alla nona settimana. E raggiunge questo l'effetto terapeutico. Il miglioramento prosegue anche a distanza di mesi, di 4 mesi, qui siamo al secondo mese dall'inizio, al sesto mese c'è un miglioramento ulteriore e al dodicesimo mese, all'anno, 10 mesi dopo la fine della terapia, c'è ancora miglioramento. Vuol dire che il miglioramento prosegue nel tempo e dura nel tempo soprattutto, ed è questo che viene definito qui. Quindi questo per darvi l'idea di qual è il modello di
business, modello di business di questa terapia negli Stati Uniti, che probabilmente loro vorranno replicare in Europa quando prima o poi vorranno entrare nel mercato della salute europea. Qui mi fermo e passerei, Massimo, la parola a te per illustrare brevemente il grazie. Mercato del sonno in Italia. Sì, grazie. Condividerò anch'io lo schermo con dei dati. Ci sono due file che vedrete, uno che è relativo al mercato dei farmaci, farmaci da prescrizione, e un altro relativo a tutto l'altro mondo, che sono gli integratori e i farmaci OTC in Italia. Nel segmento sonno e rilassamento o sonno e calmanti, nella parte appunto non farmaco da prescrizione come OTC, in pratica c'è Valeriana Dispert e l'ultimo arrivato è Laila, che è questo... Non si vede lo schermo? No, adesso lo sto facendo, stavo parlando a braccio, scusatemi. Lo faccio subito. Allora, questo è il mercato, l'ultima rilevazione ricevuta ad ottobre, cioè il mercato ad ottobre di tutte le varie referenze del mercato appunto del calmante e riposo notturno. Come vedete, nel periodo, nell'anno mobile riferito a novembre 19 e a ottobre 2020, abbiamo un valore, questo è di prezzo al pubblico, quindi i soldi spesi di tasca dal paziente, di 141 milioni, e soprattutto qui vediamo le unità, sono 10 milioni e 300 mila pezzi, unità, scatole, comprate in farmacia, con un aumento di questo mercato in questo anno Covid del 20%, quindi un mercato che già è una delle poche categorie del mercato farmaceutico che cresce in maniera sostenuta già prima dell'effetto Covid, ma con il Covid è aumentato di molto questo incremento, tant'è che vi volevo anche fare vedere, questa è una delle ultime notizie apparse proprio ieri e pubblicata il 2/12, vedete che un italiano su due dorme e sogna peggio con la pandemia da coronavirus, quindi poi magari vi invierò anche questo per leggere un attimo queste tendenze. Come vi dicevo, appunto 10 milioni e 300 mila pezzi con un aumento molto rilevante del 20% su base annua. Poi abbiamo la parte farmaco da prescrizione, qui ho fatto un'estrazione del dato di questa classe, no? Che è quella degli ipnotici e sedativi, e qui in pratica questa sottoclasse è quella delle benzodiazepine e dell'unica melatonina, perché la gran parte della melatonina è dentro negli integratori, e qui c'è un unico prodotto che è Circadin, che vedete di Fidia, che è l'unico prodotto che è a base di melatonina, tutto il resto sono benzodiazepine. Come vedete, il mercato in generale, almeno questa classe, è un mercato che cresce sull'anno mobile sempre ad ottobre, quindi sui 12 mesi, anche qui è un mercato da 17 milioni di pezzi, quindi abbiamo 17 milioni di pezzi di farmaci da prescrizione e, come dicevo prima, 10 milioni, quindi siamo a 27 milioni di unità vendute, con un fatturato di 130 più dall'altra parte erano 140, diciamo 270 80 milioni di euro. Io questo numero, scusate, sono due numeri non omogenei, mi correggo. I 131 o 132 milioni di questa rilevazione, che sono i farmaci da prescrizione, sono valutati al
al prezzo scontato al grossista, quindi non è quello che paga il servizio sanitario, mentre dall'altra parte, che come vi avevo detto, era prezzo al pubblico. Per cui io direi che sui 270 teorici gli effettivi, l'effettivo valore di questo mercato è comunque almeno di 200 milioni, quindi 27 milioni di confezioni con 200 milioni di valore su base annua, quindi uno dei maggiori mercati farmaceutici presenti in Italia, con una con particolarità, scusate, con una particolarità che la maggior parte di questi soldi sono pagati di tasca propria dai pazienti, quindi è tutto un mercato, sia quello da prescrizione e soprattutto quello da non prescrizione, che è al di fuori del rimborso statale. Quindi diciamo che chi utilizza questi farmaci è abituato, come dire, a pagarsi le terapie, questo anche nell'ottica di un servizio quale può essere appunto servizio prodotto, la terapia digitale. Ecco. Massimo, scusami se ti interrompo, Massimo, dimmi pure. Emanuele, sì, sì, tu hai pure un'idea, perché stavo seguendo, tu hai un'idea di quanto possa essere la spesa annua di un cittadino che di tasca sua deve in qualche maniera seguire, non dico terapia, ma seguire indicazioni, perché parlavi del mercato OTC e quindi volevo un po' confrontarlo rispetto al valore che ci aveva dato prima Giuseppe sul costo della terapia digitale, ovviamente sapendo che l'America è molto diversa dall'Italia. Allora guarda, non so, vediamo già un primo numero, no? Il Minias, prendiamo il primo prodotto a caso, questo è un prodotto a prescrizione, il Minias costa 12 euro al pubblico, quindi uno si deve pagare, è in classe C, quindi se lo deve pagare il paziente, 12 euro, generalmente queste confezioni sono circa un mese di terapia, qui credo che le gocce siano equivalenti, quindi fa conto che uno si paga 12x12 con un farmaco da prescrizione 144 euro all'anno. E lo stesso, vedi, poi cambiano i prezzi, questo è uno dei più alti. Diciamo che tra i 100 e i 150 sul farmaco da prescrizione. Fa conto che la nostra melatonina costa 15,80 euro al pubblico e ha dentro 60 compresse, quindi ne prendi 6. Quindi 15,80 per 6, 6 a 90, 92, 93 euro. Quindi tendenzialmente minimo 100 euro all'anno. Non so se ho risposto adeguatamente alla perfetto, tua domanda. Perfetto, grazie Massimo. No, grazie Massimo, perfetto, grazie mille. Ecco, salve a tutti, Marco Caglieris. Giusto per integrare questa tua richiesta, Emanuele, teniamo conto che un paziente che si rivolge a noi per un supporto psicologico, quindi pensiamo per una prima... per un primo check-up sul tema dell'insonnia e poi per un primo percorso di terapia psicologica, ha un costo di diverse centinaia di euro, ecco, può essere dalle 300-400 sino alle 1000 euro, dipende poi, no, che tipo di percorso fa e che tipo di esigenze ha, ovviamente, no? Però comunque sicuramente anche la terapia, diciamo, con un professionista ha dei valori confrontabili a quelli di Somnist, no? Come terapia digitale. Ecco, su questo, ciao Marco, bello sentirti. Del caso che ci ha mostrato Giuseppe, del caso americano, in realtà il costo adesso sulle circa $900, 900 euro, era comunque esclusa con la fase di diagnosi. Penso fosse soltanto la terapia o comprendeva anche la parte diagnostica precedente? Secondo me fa parte del pacchetto complessivo, cioè, e lì non c'è scritto che il paziente paga la valutazione del medico, perché di fatto, siccome la terapia è stata approvata dall'FDA come prescrizione medica, qui quello che ti dà PIAS è il medico che ti prescrive, dopodiché ti mette dentro che l'arbitro
fa faccia non è una garanzia di prescrizione, perché il medico potrebbe dire che tu non sei eligibile alla prescrizione, però ecco, quella parte lì credo, penso che il medico sia pagato da Pierce e non dal paziente in questo caso. 900 euro mi ha sorpreso, perché la terapia per la depressione cronica, per la depressione maggiore di Deprexis, che è stata valutata dal NICE, che è l'organo inglese che ha in carico la valutazione tecnologica degli interventi sanitari, in questa valutazione ecologica il Deprexis costa 300 euro per un intervento sulla depressione che dura 3 mesi sostanzialmente, ed è un one shot, cioè non è che sia una terapia cronica. In 3 mesi c'è l'effetto terapeutico che poi prosegue da solo nel tempo, come avviene nel caso dell'insonnia. Per cui 300 euro, 300 sterline, insomma, la capisco. 900, francamente, la vedo strana. Noi, parlo Marco ed io, nei nostri appunti avevamo 99 euro, appunto rifacendosi al valore della terapia digitale per la depressione in Europa. Adesso sarà vedere se è il prezzo giusto oppure no. Posso aggiungere una cosa, scusate, ad integrazione del mio intervento di prima? Mi sono dimenticato di evidenziare un altro aspetto, che rispetto ai numeri che vi ho dato c'è anche tutta una parte di mercato che non è rilevata, perché non ci sono delle, come dire, rilevazioni oggettive fatte da terzi, come nel caso dei dati che vi ho presentato, che è la parte che si vende su internet, chiaramente soprattutto legata al mercato del farmaco OTC o degli integratori, quindi non del mercato da prescrizione. Probabilmente, secondo la mia personalissima valutazione, per i dati nostri aziendali interni, dove il nostro prodotto viene anche venduto appunto nel canale e-commerce, io penso che quei 10 milioni e 3 del mercato del non farmaco da prescrizione possano essere aumentati del 20-25%, quindi probabilmente il mercato complessivo, considerando anche l'e-commerce, si avvicina molto ai 30 milioni complessivi, quindi 17 del farmaco da prescrizione, 10 dell'integratore dei farmaci OTC, più un 2 milioni, dai 2-3 milioni, che però non, ve lo sto dicendo veramente by heart, come dicono gli inglesi, per la parte dell'e-commerce. Scusa Massimo, tu hai anche un dato, anche magari meno preciso, meno dettagliato, sul mercato europeo? Nel senso che chiaramente noi traguardiamo adesso l'Italia come primo. No, io ho un dato che ho recuperato solamente sulla melatonina, che è una quota parte di questo mercato a livello globale, a livello mondiale, però è un dato appunto solo su una molecola. Non ho dati, perché qui purtroppo bisogna, come dire, fare richieste ad hoc per questo tipo di rilevazioni alle società appunto che forniscono i dati. Volevo anche darvi un'ultima integrazione rispetto a quello che ha detto Massimo, che è un'integrazione che non è così facile da ottenere, perché ha a che vedere molto con osservazioni sul campo, no? Su quello che noi clinici facciamo. C'è una quantità elevata, ma molto elevata, di persone che dorme utilizzando cannabinoidi e marijuana. Questa è una cosa che è assolutamente presente, è un dato che va matchato con una review, che se volete poi vi giro, molto interessante, sull'utilizzo dei cannabinoidi per l'insonnia, e appaiato ulteriormente al dato che la cannabis in questi giorni è uscita fuori dal libro nero degli stupefacenti in Europa, che la paragonava a cocaina e a eroina. Quindi è una premessa molto importante, perché in futuro ci sarà probabilmente un mercato per integratori, sia col CBD che che a base di veramente di marijuana, e quindi questo è un ulteriore spunto che vi lascio. Sono tante le persone che dormono facendosi una canna, ragazzi, e non è una battuta. No, lo sappiamo, sappiamo che la produzione adesso è gestita naturalmente dallo Stato, quindi
viene erogata tramite la farmacia, le dosi terapeutiche a base di cannabis, terapeutica appunto, coltivata dall'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, la produzione annuale è 500 kg, però io non so dirvi questi 500 kg quanti dose, diciamo, dosi terapeutiche sono, insomma, perché a seconda della patologia vengono date dosaggi diversi. Io onestamente non mi sono più di tanto, come dire, cimentato in questo mercato, anche se appunto confermo quello che ha detto Valerio adesso. E poi c'è tutta questa parte che però non è rilevato, perlomeno potrebbe esserlo, ma ci sono dati ASL, secondo me, perché c'è la prescrizione dai centri che sono abilitati alla prescrizione, uno va in farmacia, la farmacia lo richiede all'Istituto Chimico Farmaceutico Militare che gli manda le dosi richieste, però appunto questi sono dati che non ci sono dei dati pubblici, ecco, in questo senso. Non so se Giuseppe ha qualche informazione a riguardo. No, non oltre questo che hai dato tu. Solo a livello di battuta avevo incontrato un po' di tempo fa un produttore di cialde per caffè che aveva avuto una richiesta e aveva prodotto ovviamente in modo assolutamente legale, quindi all'interno dei limiti possibili, delle cialde a base di profumo di cannabis. Esatto. Sì, perché poi alla fine... Per una di queste società che li distribuiva, aveva fatto sold out subito, nel senso che erano andate subito molto, molto vendute. Sì, come quello che ha venduto le caramelle a base di cannabis, che ripeto era solo aroma di cannabis, e le ha vendute nelle tabaccherie, sono andate a ruba, ecco. Comunque, testimoniando che quello che dice Valerio è corretto, noi anche in un corso aziendale che abbiamo fatto proprio sul tema del sonno in generale, ed era un pubblico particolarmente giovanile, per una società tecnologica, quindi abbastanza giovani, ci hanno chiesto se potevano usare la cannabis come metodo per dormire, ecco, insomma, se era una delle soluzioni possibili. Non possibile legalmente, ovviamente, no? Sarà efficace per loro. I giovani sono carini e lo chiedono, gli anziani lo fanno, ve lo garantisco, perché la maggior parte delle persone che seguo io e che utilizzano la cannabis per dormire sono in buona percentuale ultra cinquantenni. Quelli abituati alle canne, a rollarsi vecchia le scuola. Canne vecchia scuola, esatto. Domande? Ecco, sì, se avete domande. Sì, io avrei una domanda. Volevo capire quali sono le differenze tra Somryst, che è in commercio in America, e una terapia digitale per l'insonnia che può essere in commercio in Italia oppure poi in Europa. Cioè, il modello è lo stesso oppure devono esserci delle differenze? Allora, l'obiettivo... Qui non stiamo facendo, cioè non è teorica, abbiamo i nostri piani, no, è esattamente la stessa. O meglio, il principio attivo che è alla base è lo stesso, è una terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia. Quindi, avete il documento dell'Accademia Europea della terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia? C'è un gruppo di persone, di esperti europei, che ha scritto un documento. In questo documento hanno, se non ce l'avete ve lo giro, hanno descritto le modalità di utilizzo della terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia in Europa e hanno già introdotto nella linea guida, perché è una linea guida questa per i paesi europei, il fatto che il primo approccio alla terapia cognitivo-comportamentale possa essere digitale, riservando l'approccio faccia a faccia con un umano, con un esperto psicoterapeuta, al grado successivo, nel caso non fosse sufficiente questo primo approccio digitale. Quindi la terapia di base è la stessa, il motore è lo stesso, è la carrozzeria, casomai, che può cambiare. Quello che noi vorremmo fare è la terapia cognitivo-comportamentale integrata sulla base di alcune che ha dato
Valerio per la depressione, ma che funzionano sicuramente anche qui, e cioè aspetti di alimentazione, aspetti di attività e aspetti di altra natura. In altri termini, la risposta alla domanda che cos'è una terapia è una procedura, quindi un insieme di attività, che migliora degli esiti di salute. Anche l'attività fisica da sola migliora esiti di salute. Anche la nutrizione da sola può migliorare esiti di salute, e nella depressione ci sono le prove, probabilmente ci sono anche le insonnie. Quindi, mettendo insieme elementi di terapia cognitivo-comportamentale, più indicazioni alimentari, nutrizionali, più indicazioni di attività fisica, più, e qui vorremmo mettere dentro anche, e questo lo distingue da Somrist, avevamo parlato però di queste sound machines, queste, se guardate su YouTube e fate ASMR, che vuol dire asymmetric sound, eccetera, eccetera, trovate milioni di video di suoni che generati con modo diversi, che facilitano il sonno. Non ci sono prove scientifiche su questo, ci sono delle ricerche in corso, e noi vorremmo promuovere una ricerca scientifica attraverso l'Università Unitema Sapienza di Roma, o attraverso anche, avevo proposto anche la nostra qui di Verona. Non ci sono, c'è talmente tanta gente che ne dichiara l'efficacia, che è difficile pensare che non ci sia un effettivo indicazione di efficacia. Ecco, noi vogliamo mettere anche una libreria che il paziente può utilizzare per trovare i suoni più adatti a lui o a lei per addormentarsi. Tutto questo insieme, quindi terapia cognitivo-comportamentale, nutrizione, attività fisica, suoni, più eventualmente mindfulness o altro, tutto questo diventa la terapia digitale concorrente di Somrist, per cui ne è molto simile per gran parte, ma si differenzia. Più o meno è come Skoda rispetto alla Volkswagen o all'Audi, insomma. Il motore è sempre lo stesso, la carrozzeria però è diversa, e quindi l'esperienza del consumatore è diversa, l'esperienza del paziente in questo caso è diversa. Poi quello che cambia è il modello di business, perché qui è impensabile, potete immaginarvi, il medico di famiglia italiano che sente che ci sono dei medici che fanno prescrizioni ai loro pazienti in questa modalità e prescrivono una terapia, ecco che sicuramente sarebbero prese di posizione. Per cui noi prevediamo invece che sia il medico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi il medico di famiglia o il medico specialista del sonno o l'urologo o lo psichiatra, che siano i prescrittori. Lo possono essere anche all'esterno dell'attività convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, quindi, ma in ogni caso sono loro che gestiscono la salute e che gli fanno anche la prescrizione. Quindi, in sintesi, il prodotto. Ti abbiamo perso. Sì, non si sente. Che proviamo a sviluppare. Giuseppe, non ti sentiamo. Ragazzi. Giuseppe, non ti sentiamo. Niente. Sembra di sì adesso. Sembra. No, niente, Giuseppe, non ti sentiamo. Volevo aggiungere una cosa che anche per Giuseppe, che quando avevamo parlato di questi suoni, rumori dolci per dormire, poi mi sono accorto che sulla app YouTube Music per il telefonino c'è una playlist proprio di questi. Quindi, voglio dire, già è considerata come un mezzo per
è una playlist di quelle standard che ci sono già nella, in YouTube. Per sì, dire. Ma questo quindi... avviene su tutte le piattaforme, da Pandora a Spotify, ci sono già. Non so se sapete che io conosco molto bene personalmente Chiara ASMR, qualcuno di voi sa chi è? Sì, sì, è sì, un... è proprio lei che me l'aveva segnalato un amico e ho visto un po' i suoi... È una che e peraltro è una 260... persona... 265 milioni di visualizzazioni, una cosa incredibile. Scusate Giuseppe. Giuseppe? Pronto Giuseppe? Infatti, stavo pensando, ti accendo il telefono così ti sentono, ti metto in viva voce. Adesso ti sentono. Ecco, se mi sentite, purtroppo non riesco a rientrare, non c'è rete, non c'è campo qui, è vero? Ed è telecom che ho, comunque... Ti metto il microfono vicino. Per dirvi in sintesi che i prodotti sono simili, c'è la differenza che passa forse fra una Audi e una Skoda che fanno parte della stessa catena e quindi hanno lo stesso motore, però l'esperienza del paziente, del consumatore nel caso dell'Audi, dell'auto, del paziente nel caso della terapia digitale saranno più o meno simili. Il modello di vita sarà diverso, noi prevediamo di rivolgerci a un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o comunque o allo specialista. L'obiettivo comunque è anche di ottenere un rimborso. È vero che non ci sono farmaci rimborsati, ma il motivo è che il farmaco non è indicato nella terapia dell'insonnia cronica. In alcuni paesi la terapia cognitivo-comportamentale è rimborsata, in Italia non lo è. Questo sicuramente non faciliterà il rimborso, mentre alcune assicurazioni rimborsano la visita in terapia cognitivo-comportamentale. Ecco, questa quindi è la sintesi, la risposta in sintesi alla domanda. Bene Giuseppe, ti hanno sentito direi. Sì, sì grazie. Rimani così, comunque funziona Giuseppe, rimani acceso che ti lascio in viva voce e ti metto il microfono sì, vicino a sì, te. Sì, va bene. Sì, confermo questo elemento di mercato sulle assicurazioni. Noi, anche se le assicurazioni e le mutui in Italia conoscono in generale poco il tema del sonno, quindi diciamo che non è tanto frequente avere richieste da questo canale, ma stanno aumentando. E, alcune assicurazioni importanti riconoscono le terapie di psicoterapia che noi eseguiamo. Quindi questo potrebbe essere anche un interessante elemento di switch tra una terapia e l'altra, perché le assicurazioni sono sicuramente interessate a diciamo, aumentare o riconoscere diciamo, no, dei percorsi di questo tipo, ma non riconoscono i farmaci, no? Quindi non, diciamo, o in generale diciamo che non coprono le spese farmaceutiche. Però invece riconoscono delle terapie e quindi questo potrebbe essere un'interessante discussione con loro. Assolutamente, convengo, anche perché se pensate a chi deve avere comunque una performance per il lavoro che svolge, parlo dei turnisti, non so, i piloti di aereo, vabbè, questi magari non saranno una categoria numerosissima, però quella gente che per forza deve essere performante per il lavoro e quindi e soprattutto è molto assicurabile, penso, per le compagnie di assicurazione questo tipo di terapia per loro. Sì, certo, questo è un dialogo ed è un tema da sviluppare, proprio perché loro conoscono pochissimo questo mondo, ma questo è un retaggio direi italiano, quindi certo, storicamente certo. Conoscono poco questo mondo e quindi hanno poche coperture, pochi servizi. Mentre invece paradossalmente noi lavoriamo meglio con persone estere che lavorano in Italia oppure persone italiane che lavorano all'estero, dove invece sono più coperti, no? come mutuo assicurazioni. Però questo sicuramente è un tema da sviluppare. Su quest'ultimo punto Massimo che hai detto, ma mi riallaccio anche a quanto avete detto prima, allora c'è tutto un mondo molto importante che
che ha il sonno come elemento fondamentale per il suo funzionamento, no? Giustamente ricordato tutti coloro che guidano, quindi gli autisti, diciamo. Sì, gli autisti degli autobus, tutti esatto. Quelli che hanno nelle loro mani la vita anche di altri per certi versi. E poi chi fa turni di lavoro, quindi che anche se non ha magari queste responsabilità. Certamente sì. Ma ricordiamo anche ad esempio tutti gli operatori delle sale di controllo, no? Quelle che controllano sì. Diciamo la nostra vita 24 sì, ore sì, su 24 sì. Sì, sì, sì. E certamente tutto il mondo dell'aerospazio che ha questo come elemento fondamentale di funzionamento e qui ed è particolarmente interessante, noi che stiamo lavorando con loro da tempo, tra l'altro stiamo anche abbiamo anche diciamo messo le basi per sviluppare un sistema diciamo intelligente di raccolta dati piuttosto sofisticato per integrare quelli che non sono soltanto i segnali ricavati dagli smartwatch o dagli smartphone o da elementi diagnostici di questo tipo, ma in modo molto più allargato, cosa che è per loro è necessario. Ecco, teniamo presente che anche le terapie cognitivo-comportamentali classiche, ma anche quelle digitali, quindi quelle vere come Somrist, non sono utilizzabili da questi personaggi, da queste persone, ok? E questo è proprio scritto se andate su Somrist lo vedete subito, cioè è escluso che possano essere utilizzate da persone che hanno questo tipo di attività. Quindi questo è un perché ci permette di dire che c'è tutta una gamma di servizi e di prodotti che noi possiamo sviluppare che sono idonee alle categorie, no? A diverse categorie. Questo è un tema assolutamente importante, noi lo stiamo tanto sviluppando proprio con una parte del mondo aerospaziale e prossimamente faremo penso anche degli interventi su questo. Quindi questo ci lascia aperte delle porte anche di innovazione. Io volevo fare anche una domanda a Valerio e a Giuseppe. Per l'utilizzo di un cellulare eventualmente in una fase appunto di risveglio notturno piuttosto che noi siamo un'azienda specializzata sulla melatonina, quindi sappiamo che la luce blu dei device, dei nuovi device come i personal computer o i cellulari interrompono, cellulari, smartphone, interrompono appunto, rompono la catena della secrezione della melatonina. Quindi è come, se tu usi un cellulare di notte, è il miglior modo per rimanere sveglio, insomma, a livello fisiologico. Quindi se si utilizza un cellulare anche per questo tipo di approccio di rilevazione, come cercare di attutire al minimo questo rischio, cioè che non, la rilevazione non porti invece a un loop diciamo negativo che non aiuti la persona anche a prendere sonno, a riprendere sonno, per migliorare appunto la sua qualità di sonno e per poi anche la qualità di vita del giorno dopo. Questo è un problema interessante. Giuseppe, posso dare una risposta io magari? Certo. Nel senso che voi avete presente che immaginate una scena, io ho in mano un coltello e lo infilo nella pancia di una persona, ok? Potrei essere un assassino o un chirurgo, ok? Lo scenario è virtualmente indistinguibile, se non per le premesse e il contesto, ok? Il cellulare è uno strumento che ha in sé delle caratteristiche molto buone e molto negative. Di conseguenza è chiaro che è un discorso estremamente aperto come fare in modo che uno strumento digitale possa essere utilizzato a buon fine per migliorare il livello di salute di una persona, ok? I discorsi allarmistici che si fanno in questo periodo, a mio parere, non sono allarmistici. Nel senso, io vedo, io seguo direttamente pazienti anche in regime comunitario, no? Quindi persone che hanno tutto il cellulare. L'utilizzo che facciamo noi tutti, normali, tra virgolette, e persone che hanno disturbi psichiatrici, è veramente uniformato.
anziani, giovani, cioè il cellulare è veramente ormai una slot machine, ok? Quindi quel fenomeno di condizionamento che vi dicevo all'inizio è veramente un problema, ok? Anche perché il problema della luce blu, che vabbè, l'iPhone e molti altri hanno lo switch, lo sapete, durante la sera vira la luce, cambia di colore, eccetera, ma non è quello, nel senso è come dire il problema è questo, ma in realtà il problema di interruzione del sonno è connesso al fatto che io voglio andare a vedere che diavolo ha fatto qualcuno su internet, vedere se hanno fatto like, quindi c'è un'attivazione di tipo molto più dopaminico, ok? Quindi di attivazione del sistema di reward, quindi di un cervello estremamente basico, no? Di nostre strutture encefaliche molto basiche, ok? Su cui abbiamo davvero poco il controllo, ok? E d'altra parte è un sistema dopaminico che favorisce il risveglio, ok? Se io durante il sonno mi sveglio e faccio sesso, sì è vero, ho dopamina, ma parte la prolattina e poi mi addormento, ok? Se io invece durante il sonno prendo il cellulare, è come se veramente prendessi cocaina, ok? Quindi è un qualche cosa che mi fa entrare in un loop molto preciso, quindi è veramente un problema da risolvere, per non trovarci ad avere un sistema, cioè il cellulare, che da una parte ci cura e dall'altra parte ci peggiora la malattia. Ok, il problema è veramente aperto e non è secondario. Infatti mi chiedo se qualcuno inizierà un po' a parlarne, perché molto banalmente il primo problema che dà il cellulare è di creare un qualche cosa che prima o poi lo chiameranno disturbo della diffusione patologica dell'attenzione. Ok, come faccio a decidere se mi dedico a Somrist oppure a Instagram? Ok, non è facile. Ok, perché la nostra attenzione sul cellulare viene diffusa in maniera patologica, ok? Dispersa, come si dice, è la conseguenza di questo meccanismo. È davvero difficile capire la compliance digitale, quale pieghe prenderà in futuro, ok? Non è per niente banale, da risposte scontate non sta usando bene il cervello, perché è davvero una cosa da indagare e andrebbe ovviamente indagata prima di prescrivere Somrist, ok? Perché se una persona che fa e tutti abbiamo un utilizzo patologico, rischiamo che Somrist venga soverchiato da Instagram, da TikTok. TikTok avete presente che il sistema ha elevato all'ennesima potenza di questa cosa qua, ok? TikTok è lo scroll continuo, quindi sai, fra TikTok e Somrist credo che una persona rischia veramente di scegliere TikTok, perché il guadagno momentaneo è assolutamente superiore. Cioè non vorrei che ci trovassimo a usare il digitale per risolvere l'insonnia senza avere gli effetti di dipendenza che abbiamo dalle benzodiazepine, quando in realtà ci troviamo poi in un fenomeno altrettanto importante di dipendenza, che è da quantomeno affrontare e provare a risolvere. Perfetta la disamina, e per quello che chiedevo appunto se magari poteva essere a un wearable che fa le rilevazioni, ma che non sei costretto in un qualche caso a usare il cellulare. Parlo del progetto di cui abbiamo oggetto della conversazione di oggi. Scusate, sono Emanuele, mi devo purtroppo abbandonare perché entro in una riunione sulla didattica laboratoriale al Politecnico, dove per forza esserci come membro di commissione. Vi abbandono, ma anche su un tema che era quello del wearable, che secondo me era molto interessante, soprattutto perché molte persone in realtà non amano indossarlo di notte. Sappiamo che c'è una bassa propensione a indossare braccialetti o altri strumenti durante il sonno notturno, molto di più magari delle magliette, come fanno gli amici di Confitec. Però vi lascio la discussione e mi scuso se devo uscire, poi mi faccio aggiornare da Ciao Serena. Emanuele, grazie Emanuele, ciao, buona giornata, ciao Massimo, arrivederci. Ciao Emanuele, a presto. Vi do ancora un'informazione interessante, probabilmente chi si occupa di mercato farmaceutico lo sa già, all'orizzonte ci sono una nuova classe di farmaci che sono i bloccanti recettore per l'orexina, che sono estremamente promettenti, quindi si preannunciano dei blockbuster all'orizzonte e probabilmente, essendo farmaci che ovviamente ne avranno un utilizzo limitato nel tempo perché il potenziale di dipendenza è molto inferiore, ok? Il discorso sulle benzodiazepine è molto interessante, però non è questo lo scenario, cioè le benzodiazepine le usiamo perché sono farmaci che danno dipendenza, non perché aiutano realmente sul sonno nel lungo periodo. Questo è un problema di salute mondiale. I bloccanti recettori per l'orexina, e ce ne sono tanti, adesso il daridorexante è uno di quei, c'è una classe che si sta sviluppando. E questi qua potrebbero effettivamente essere farmaci candidati a uno sviluppo in combo farmaco e terapia digitale, ok? Quindi
potrebbe esserci richiesta da parte di queste aziende farmaceutiche, che alcune sono start-up, che stanno sviluppando farmaci bloccanti per orexina per creare una combo fra una terapia digitale e l'eventuale loro bloccante di questo recettore particolare. Posso chiedere una cosa? Ma cioè, la domanda è un po' banale, ma in Italia più o meno il livello di utilizzo della terapia cognitivo-comportamentale relativa proprio al trattamento dell'insonnia è comparabile, diciamo, all'utilizzo che fanno normalmente le persone di farmaci o di integratori, altri rimedi? No, non è comparabile, è incredibilmente più elevato l'utilizzo che le persone fanno di farmaci. Noi stiamo così proponendo, adesso stiamo iniziando l'attività, la nostra azienda ha iniziato da pochissimo tempo, però Valerio, noi stiamo iniziando anche a cominciare a dire che la melatonina è un enhancer eventualmente delle benzodiazepine, per cui vorremmo fare degli studi per capire se diamo melatonina possiamo diminuire le dosi di benzodiazepine, perché poi al di là dell'astinenza hanno anche un sacco di altri effetti collaterali. Danno cognitivo delle farmaci e tutte quelle, è chiaro. No, danno un danno cognitivo, nel senso è un problema di salute pubblica, anche perché il danno cognitivo della benzodiazepina è uguale identico all'alcol, i recettori sono sempre gli stessi, sono piccole porzioni diverse sul recettore del GABA e il danno cognitivo è molto elevato delle benzodiazepine. Se una cosa interessante è comunque quella, il fatto che è strano che in Italia abbiano vietato ad esempio dosaggi di melatonina superiore a un milligrammo nelle questioni da banco, per ragioni a mio parere totalmente... È stata la bravissima lobby della società israeliana che ha fatto il Circadin, che a livello europeo, neanche italiano, l'ha fatto a livello europeo, loro hanno un 2 mg slow release e hanno detto tutto quello che è sotto, cioè il farmaco deve essere sopra io i 2. Io che peso 90 kg, a me se mi prendo meno di 5 mg di melatonina non mi serve a niente. Lo cioè, chiaro, ma lo sappiamo. Stati Uniti mi compro quella da 5 e me la tiro giù, che stai evitando di fare. Ma fino a 5 anni fa erano 5 milligrammi gli integratori in Italia, quindi voglio dire anche dal punto della safety non c'è nessun problema. L'unico problema è un problema di induzione degli estrogeni nel lungo periodo, anche qua, quindi l'unico veramente problema documentato del alto livello di melatonina per i maschietti è quello di induzione estrogenica, quindi può esserci calo della libido, problemi di altra dura, ma ripeto, rispetto alle benzodiazepine è una passeggiata di salute, ecco. Ah, sicuramente. Noi abbiamo visto per noi anche recentemente un blog di pazienti nostri che addirittura una signora di 57 anni, prendendo la melatonina, dopo un po' di mesi gli sono tornate le mestruazioni, per dire. No? Sì, quindi... certo. E Giuseppe ci sta dicendo che ci deve salutare. Anch'io vi devo salutare, scusate. Perfetto.